A Giulianova, la foce del fiume Salinello, un tempo punto di riferimento naturale, è ora diventata, anche a causa del caldo e della carenza di piogge, uno stagno putrescente. E questa è la condizione denunciata dal presidente del comitato Giulianova Zona Nord, Antonio Macera, che ha chiesto un intervento urgente del sindaco Ivan Costantini. È diventato uno stagno, ed uno stagno anche maleodorante, per via di una barra a mare che si è formata nel tempo e che impedisce al fiume di defluire liberamente nel mare. È una condizione che ci preoccupa molto e rispetto alla quale abbiamo chiesto alle autorità, in particolare al sindaco, in quanto massima autorità sanitaria locale, di intervenire, di verificare le condizioni delle acque e di assicurare a cittadini residenti e turisti che le condizioni del fiume siano congrue, adeguate ad una vita di relazione. Non deve intervenire anche la regione lì per risolvere il problema? Dunque, le competenze sul fiume sono della regione. Per quanto riguarda la sicurezza idraulica, quindi il rifacimento degli argini, la rimozione della vegetazione e anche, immagino, anche la qualità delle acque. Il problema è un problema complessivo che incide, secondo noi, negativamente sul turismo, ma soprattutto sulla sicurezza della salute pubblica. Il comitato ha tenuto a precisare che ha sempre apprezzato la disponibilità all'ascolto delle autorità pubbliche, ma sottolinea che senza azioni concrete questa disponibilità diventa una presa in giro. Le condizioni disastrose della foce del fiume non solo danneggiano l'immagine turistica della città, ma rappresentano anche un grave rischio igienico-sanitario. C'è un complesso di situazioni, appunto, di pericolo, anche questa a cui lei faceva riferimento. Tutto questo ci conferma che c'è la necessità di un intervento urgente da parte delle autorità pubbliche. Guardi, io ho avuto la possibilità ieri, andando sulla foce del fiume, di verificare come ci sono pesci morti, granchi morti, l'acqua stagnante, mucillagine. Quindi c'è una situazione complessiva di forte preoccupazione che dovrebbe indurre, appunto, le autorità competenti, a partire dal sindaco, ad intervenire, ad interessarsi e a porre una soluzione definitiva a questa incresciosa, quantomeno, situazione.